sono finalmente ritornata con una svuota la spesa. Voi come state? Io sono rientrata da pochi giorni dalla prima settimana di vacanze, quella proprio vera, diciamo, di luglio, e siamo stati in Liguria e siamo stati benissimo. Ahimè, si ritorna e quindi adesso dovevo andare a fare la spesa. Ieri non sono uscita e stasera sono andata. Allora, ho fatto una spesa breve all'Ipercop perché mi servivano solo tre cose e poi sono andata all'Eurospin. Vi faccio vedere, iniziamo da farvi vedere cosa ho speso, quindi vi faccio vedere lo scontrino, ma non vi metterò questa volta i prezzi, ve li scriverò poi dopo sotto con le indicazioni, così avete tutti i prezzi di quello che io ho acquistato. Intanto io vi saluto e vi lascio alla svuota la spesa. Guardate i miei capelli a cartone animato. Allora, all'Ipercop ho speso 30 euro e 6 centesimi. Se si vede, eccolo qua. Allora, cosa ho preso all'Ipercop? Ho preso la pasta sfoglia, perché io prendo sempre questa della Buitoni, non mi trovo con quella dell'Eurospin e neanche le altre marche, quindi già che dovevo andare per prendere l'acqua, ho preso anche la pasta sfoglia, quindi Buitoni. Ho preso, ve lo faccio vedere, 3 di Sant'Anna, quindi mi sono portata avanti, così non ci penso più con l'acqua. Ho preso, visto che le ho viste e le voglio mangiare con una bella mozzarella o con un uovo sodo, queste che sono le spine cineaia, sono quelle fini molto buone, che metterò subito via. Ho preso il lievito pane angeli perché ne ho uno o due, ma la scorta serve sempre per le torte. E ho preso anche, se lo trovo, eccolo qua, masto fornario per la pizza. Che io uso sempre questo ultimamente. Basta, vediamo un po' l'Ipercop se ho preso tutto. Allora, ho preso anche queste, sono le lasagne. Se ho prese due confezioni, sono le mie solite lasagne verdi che prendo sempre. Attenzione, se qualcuno prende le lasagne verdi dell'Ipercop, hanno cambiato la confezione, il packaging è diverso. Io non le trovavo per alcune settimane. Ho chiesto informazioni e mi hanno detto che hanno cambiato il packaging. Comunque sono sempre queste, lasagne verdi Ipercop, sono molto buone, dirò, sono molto buone, molto meglio della Barilla. E quindi l'acqua, le lasagne, il lievito, spinacina e i biscotti. Ho preso anche questi, che sono di oro, confezione molto grande. Questi sono 875 grammi. Perché voglio fare una zuppa inglese. Passiamo ora all'Eurospin. Eurospin ho speso 60,89. Vediamo se lo vedete. Ecco qua la mia spesa. E inizio a dirvi che cosa ho preso. Allora, i miei soliti biscotti, ormai mi conoscete, sono questi qui, i granelli, quelli con lo zucchero, che mi trovo bene. Poi una confezione di veline che io uso per il trucco. Una confezione di salviettine che io uso sempre per lo strucco. Poi ho preso questi, voglio provare stasera, vediamo, stasera o domani. Gnocchi di patata ripiene, cacio e pepe. Quella, tremolini. Li proverò, vi farò sapere. Per quanto riguarda la pasta, ho preso le mezze maniche, tremolini, e una confezione di penne rigate. Formaggi, di salviette ne ho preso due, ecco qua, c'ho la scorta. Mozzarella di bufala campana DOP, qua ce ne sono tre. Ho preso lo stracchino dell'Amo Essere, uno. Della Landa il latticino fresco spalmabile, questo va bene anche con le piadine. Ho preso dell'Amo Essere la panna da cucina senza lattosio, mi trovo bene con questa. La mia solita mozzarella per la pizza della Amo Essere, questa qua. Poi la crema al cioccolato, sapete che prendo queste da un po' di tempo, sono questa al cioccolato e questa alla vaniglia, molto buone. Poi ho preso cremoso extra bianco cereale al cioccolato della Land. Il cremoso extra vaniglia pallina cioccolato fondente e poi il cremoso extra bianco granella di nocciola, nocciola e cioccolato, e sono tre.
ho preso una confezione di patate che le avevo tolte via prima di andare in vacanza, una confezione di farina 00, le carote, una confezione di sedano, le zucchine, questa volta ho preso queste perché erano bruttarelle quelle scuse, ho preso una confezione di pancetta arrotolata e una di cotto, una confezione di rotolo, una è sotto l'iPad che vi sto girando il video, è molto comodo, fa da base, e questa è l'altra, mi dura una vita per pulire, lo uso dappertutto. Poi ho messo via una confezione di gelati che ho già messo via, questi erano in offerta, credo 2 euro, e i sofficini che poi vi metterò in descrizione, i sofficini anche quelli erano 1 euro, ho preso però pomodoro e mozzarella. Basta, vi ho detto tutto, sistemo la spesa. Vi ho preso anche questa, ve lo dico, questo qui sono le solite monodosi che io prendo, ce ne sono dentro 22, però non so, io cercavo sempre la solita scatola che adesso ho buttato, credo che abbiano cambiato il packaging alla Dexal, perché io prendo sempre questa confezione blu che è lavatrice classico 3 in 1, 22 monodosi, antimacchia, bianco brillante e pulizia profonda, è così, questa credo che sia la nuova confezione, perché l'altra era proprio rettangolare, questa invece ha una forma un po' diversa. Forse per la plastica, forse per il packaging, non lo so, credo che sia cambiata la confezione, fatemi sapere. Allora io vi saluto, metto a posto tutta la spesa, vi auguro una buona serata, spero che vi sia piaciuto questo vuoto spesa, spero di ritornare sempre presto qua su YouTube, sul canale, speriamo di avere nuove ragazze che mi seguono, e vi mando un bacio, alla prossima, ciao. Allora, io sono appena uscita dal centro estetico e ho fatto le mani e i piedi. E adesso andiamo a casa. Poi vi faccio vedere tutto. Ciao! Eccomi qui. Allora, vedete buio perché ho abbassato la tapparella, perché c'era il sole, così non entra il sole, la casa rimane fresca. Non ho acceso l'aria condizionata, strano, perché io l'accendo sempre, però si sta bene. E di là in cucina però ho la tapparella alzata perché è da 3 giorni che sto facendo lavatrici. Ho lavato tutte le lenzuola che abbiamo usato al mare, e ho lavato gli asciugamani, ho lavato dei teli, 2 teli che c'erano da lavare. Ho lavato le magliette e i pantaloncini estivi che ho usato. Dopo dovrei stirare e mettere a posto. Sono un po' rossa qua perché, allora, come vi ho detto, sono andata a fare le mani e i piedi, e già che c'ero ho fatto sopracciglia e baffetti perché c'erano da fare. Volevo anche passare dal cinese a fare i capelli, una piega veloce perché domani rientro al lavoro, ma essendo che li ho tagliati, e adesso quando faccio la doccia mi lascio un po' così, e quindi mi vanno bene così, non vado né a passare piastra, anche perché sono corti, e quindi mi lascio così, rimangono un po' ondulati, quindi ho evitato di spendere soldi per fare la piega. Vi faccio vedere le mani, che sono queste qua, non so se le vedete, è il mio rosa lattiginoso, ecco, molto bello, mi piace. E vi faccio vedere i piedi. I piedi sono questi, sempre gel rosa lattiginoso. Intanto io qua sto guardando la Nicole. Dicevo, sto guardando un video della Nicole. Mi sto rilassando un attimo. E, ho fatto, prima di andare al centro estetico, il ragù col bimbi, perché avevo della carne macinata e non voglio che stia tanto in congelatore. Quindi ho scongelato ieri e ho fatto il ragù. E adesso mi rilasso un attimo perché poi preparerò una lasagna.
perché così sono a posto anche per domani a pranzo, che così non esco e sto dentro. Anche perché uscire in pausa pranzo col caldo, poi rientrare, io sto veramente male. Cioè ci vuole poi un'ora e mezza per riprendermi e non mi piace. E quindi vedrò di togliermi anche la giacca, magari mettermi una maglietta per il pranzo, stare un pochino tranquilla e poi rivestirmi e riandare in negozio. Ahimè, con questo caldo è un po' dura. Vabbè. Intanto io vi saluto e magari mi faccio anche dopo una maschera in tessuto perché la Nicole mi ha fatto ricordare che anch'io ho le maschere in tessuto in frigo e non le faccio mai. Quindi vi saluto. Ciao!